Riaprire sentieri e montagne si può con le dovute accortezze. A parlare dell'argomento è uno dei più grandi alpinisti e guida alpina, Giampiero Di Federico, abruzzese DOC. Il tema della sicurezza in montagna gli sta a cuore da sempre, anche ora in piena emergenza Covid, ma la montagna, secondo lui, può iniziare a riaprire con i giusti accorgimenti. In piccoli gruppi, al massimo 6 o 7 persone, mantenendo le distanze di sicurezza, con i dispositivi, accompagnati da guide alpine. Anche le pareti di arrampicata attrezzate potrebbero riaprire, secondo lui. Non l'alta montagna, chiaramente. Uno intanto per ricominciare ad uscire dalle case, a rifrequentare i nostri begli ambienti naturali, perché si sta in ambiente all'aperto, non al chiuso. Il secondo motivo è perché lo si fa con dei professionisti della montagna, guide alpine, accompagnatori di media montagna, iscritti all'albo. E il terzo motivo è che lo si farebbe con in un modo attento, prudente, seguendo tutte le indicazioni dei medici per quanto riguarda il virus. Durante l'escursione si sta a distanza di 10 metri, con un contingentamento di 7-8 persone, 6-7-8 persone, si può tranquillamente fare delle escursioni, tranquille, facili, meno facili, non è un problema. Certo, non si può andare in alta montagna perché ovviamente i rischi sarebbero maggiori e poi in questo periodo c'è anche abbastanza neve. La conferma della prenotazione dell'escursione potrebbe valere come autocertificazione. La proposta va vagliata dal soccorso alpino e dai parchi, ma intanto Di Federico ha già scritto all'assessore Mauro Febbo e al presidente del Collegio regionale delle guide alpine. La categoria delle guide alpine e degli accompagnatori è molto colpita da questa crisi. Solo in questa regione ci sono circa 150 professionisti. Si può andare tranquillamente in montagna e fare queste cose in un modo ovviamente attento, senza strafare e senza, con un quoziente di rischio ridotto al minimo, tra l'altro. Perché? Perché ridotto al minimo? Perché si va con delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, dei maestri escursionismo, pertanto persone che sono professionisti della montagna. Si va in piccoli gruppi e si va con molta prudenza.